Arriecchime. Ancora reconing, raga, vi sto proprio martellando la wallara. Un attimo che... Davvero buone. Mi sono fatto spedire due. A me piace molto provare gusti nuovi, moltissimo. A volte ti va bene, a volte ti va molto male. Però in questo caso sono rimasto molto, sono rimasto piacevolmente contento. Conoscete tutti quanti le Pringles, no? Immagino di sì. E se non le conoscete, le state conoscendo adesso, che ve lo sto dicendo. Tramite un sito, praticamente, ho trovato due tipi di Pringles che non mi era mai capitato di trovare nei supermercati, no? E allora ho detto, boh, proviamo. Io premetto che io le cose piccanti sono solito non mangiarle. Però da quel sito ci stavano anche due o tre versioni di Pringles piccanti che di solito non ho mai proprio visto. Però proprio perché non sono un mangiatore di piccante ho detto evitiamo, che poi sto male. Comunque, e queste due varietà erano le Pringles gusto pizza, che però non sono quelle che vedete proprio gusto pizza del Conad, Carrefour eccetera. Sono diverse, hanno un logo diverso, ci sta una patatina rossa, una gialla e il cartone della pizza sotto. E poi le patatine al gusto Emmental. Ed ero curioso, era in offerta e le ho prese. E devo dire che quelle gusto pizza sono simili a quelle che si trovano solitamente in giro, più saporite, però il gusto più o meno è quello, buone. Invece quello gusto Emmental, che era quello in cui credevo un po' di meno, dicevo vabbè, ma che sa, boh, ma che sa, il solito gusto patatina al formaggio, e invece è stato quello che più mi ha soddisfatto. Io sono sempre stato un fan delle patatine Pringles al gusto cipolla, no? Onion ring, onion cream. E invece adesso devo cambiare bandiera e diventare Emmental Pringles, perché mi hanno piacevolmente conquistato. Fatta questa piccola premessa diversa dal solito, vi ricordo che oggi dobbiamo andare avanti con l'emissione principale e dobbiamo recarci quindi a incontrare la nostra alleata. Ok. Avanti con la missione principale. Ho saltato svariate missioni secondarie, un sacco di oggetti, luoghi, eccetera, dove magari avremmo dovuto andare per saccheggiare, eh. Però se metto a fare pure quelle cose là, veramente non ne usciamo più e... cioè... Allora... Ah, questo l'ho già preso. Allora, riparliamo con lei, perché frettolosamente ci avevo parlato, ma me ne ero subito andato. Allora, vediamo cosa ci ha detto da sin dall'inizio. Tutto quello che è, tutto è. Il Garden di Pisa, home of the Summer Fae, once spread from the forest of Dalentoth, across the plains of Erethel, and even to the deserts of Dithyr. Between the madness of the war and the spread of man, Alfar, and Gnome, the Summer Fae lose a little more ground every day. A tragedy for them. Okay, poi Ventrinio. He's a worm, but a useful one. Octian took quite a risk setting him up in Kluracon. Must have made a lot of deals to keep him safely hidden away. The Tuatha are a radical sect of Fae within the Winter Court. Led by Gadflo and his insane rants about their new god, they've taken power and declared war on mortals.
They use your prisoner to enhance their power, and their devotion borders on madness. But the most terrifying thing to the Fae is simply the fact that their siblings have changed so completely. Abbiamo un'area molto più seria, prima eravamo un po' tipo stile fricchettone. Tyrion isn't quite what you'd expect from the High King of Summer. He hasn't got the arrogance of his cousins, or their cheer. Ever since Gadfo killed the High King of Winter and started the war, the Tyrion has become distant and melancholy, and blind to the dangers around him. Sacred Fae paths through elemental darkness? Magic like that should be closely guarded. Imagine how powerful it could be. We've known for a long time that Prismir crystals allow us to store and focus magical power. The gnomes use it in their grander inventions, when they can get it. But we have no idea how Gadflo got a hold of so much of it. It makes his Tuatha the most dangerous army I've ever seen. Nerolin is the oldest living mortal. He remembers the time before even the Fae called these lands home. You should see how they cherish him. He rarely grants an audience to visitors. His tenders say he knows the future as well as the past. It makes him very particular about what he says. You haven't been around much, have you? The Tuatha have been pressing west from their home in Alabastra. Right now, they're only threatening my people. But if we fall, the Tuatha will turn their eyes to the other mortal races. Quanto ve la tirate voi elfi, che siate in questa o in altre... vabbè. None of us could have foreseen the rise of Gadflo and his army, but we should have, and now we're all facing the price. A close friend once told me, strive to be whatever you want to be. Fate might be a lie, but if it isn't, then worrying about it won't change a thing. For a long time, they were content to keep to their play of the summer and winter courts. Now we fight Gadflo and the Tuatha for our very existence. We are the charmed, the subtle, and the inspired. In happier days, we were the loftiest of the mortal races. We despise open war. But for decades, the Tuatha have been at war with us, pushing into our lands and forcing us to take up arms. Sì, voi preferite la persuasione seduttiva. Danistar is almost perfectly defended. Ventrinio could keep an army off of its shores. Good thing we found another way there. I've heard tales of his work. Half trickster, half spirit of vengeance. The Summer Court, or the Seely Fae if you prefer, embody the growth and energy of nature. But they can still be as aloof and uncaring as a brutal summer day. The current High King of the Fae is Deuterian, the wisest of the Summer Court. While Gadflo has undermined the Winter Court, he tries to keep their cycle in balance. The Winter Court, or the Unseelie, embrace the destruction and decay of nature. They aren't evil, but they aren't exactly the best of friends. Normally, they share power peacefully with the Summer Court. But since the Tuatha have seized power, there is neither peace nor predictability. Believe it or not, the House of Sorrows is the most welcoming of the Unseelie houses. Then again, a viper nest is friendlier than the houses of pride and vengeance. Bene. Sidon's band of merciless Fae with lifetimes of training and everything to fight for? Yes. I think they'll be quite useful allies indeed. Of course. I'm just disappointed I never had a chance to see the original Well of Soul. I believe our new friend has a disturbing path of living. E invece lui è Siedan. Vabbè, vediamo se lui mi deve dire qualcosa. Good luck with the gnome. Especially if you plan on stand in the pool of shadow, close your eyes and touch the tree. I'll take care of the rest. And don't open your eyes while you're moving through the shadows, no matter what you hear. Right this way, and we can walk the shadow to Danistar Island. The shadow. Ok, si entra nelle ombre. Arrivo, Ventrinio. Ma non aprite gli occhi, li chiudo io anche io, o do per scontato che il mio personaggio non li aprirà? Anche perché non li posso controllare.
Allora. You keep surprising me. I blow on you. This island smells like death. Okay. Stay behind me. Whatever that gnome's been eccala. Up to, looks like he's made a few enemies in the process. Ah, siamo proprio circondati, altro che. Ma sa che mira nel culo che c'hai, oh. No more delays. Cioè, ma se rendiamo conto, stavi là, ho mirato di là e tu mi hai attaccato di qua. Vabbè, abbiamo donato loro la pace. Diciamo. Nulla di interessante. Tra l'altro là ci sono dei nemici. Ci sta qualche baule? No, solo dei nemici. E io posso anche fregarmene effettivamente di combatterli. Just as Hughes thought, Ventrinio used the same wards in their old lab. This will be quick. This is no. Follow me and be careful. The Laz are coming from somewhere in here. Ok, si va? Torre Dannerstar, qui dove Ventrinio, colui per cui lavoravamo, cioè il nostro personaggio qui, si nasconde. Vediamo. Magari troveremo tesori interessanti. Pieno di nemici. Damn it! What's wrong? And why are there so many lads? Dice che è pieno di nemici. Vabbè, sono figli di Laz. Ce la fai a mirare a quello? Bravo. Bravo. Continua ad andare avanti così, mio caro. Quello ha un drop. Perché mi dice nemico qua e non c'è nessuno? Forse sarà ai piani superiori? Allora. Sounds like our rat is caught in a trap. I'm sure he'd be happy to help whoever saves him. Ma ci sei messo da solo nella trappola, mi sa. Cioè, ma che mira, oh. Che cos'è qui? Perché mi dice. Boh. Vabbè. Ah, devo fare tutto il giro obbligato. Here's where we part ways. I'll stop the lads at the stairwell. You get upstairs and retrieve Ventrinio. Shouldn't be hard to find him. I'll hold this staircase. Va bene, va bene. Ok. Abbiamo fatto un piacere, abbiamo donato pace anche a questa povera anima. Ci rendiamo conto che ha sbagliato la mira da qua. A me questo ladro è cioè il ladro è danneggiato. È proprio baccato nel cervello. A new source of power? What sort of nonsense is this? If anything had come in here, my detection spells would have. Wait. Who's down there? Show yourself. Ma voi. Allora, recuperiamo i due bauli. Ovviamente non ci sta niente di interessante. Oh, c'è un manoscritto. Il pozzo riesce a creare il modo. Prendi, che ne so. Cerchiamo di schivarle ste macerie. I don't care who you are. Get up here. This will be the key to stabilizing the well. Non che servisse proprio, cioè nel senso i figli di Laz non sono così. Oh, altra roba.
Ventrigno, permettimi di esprimere il mio più sincero rammarico per il verdetto del foro e per la tua imminente condanna. Credimi, quando ti dico che ho veramente argomentato in tuo favore, e non solo perché ho investito nel lavoro tuo e del tuo collega Hughes, penso siamo entrambi d'accordo sul fatto che in nome della scienza si possano perdonare piccoli falsi, specie seguiti da grossi basi in avanti. Ma purtroppo i miei colleghi sono ignorati una visione piuttosto provinciale sulla questione della necromanzia, e così la tua sorte era segnata. Ma forse esiste un'altra soluzione? Domani mattina verrà il tuo carnefice a scortarti dalla cella. Una piccola donazione mi è prevalsa la promessa che non sarai condotto al riposo eterno, ma una discreta corovana appena fuori ad essa. Da lì una donazione di media entità ha fatto sì che tu, e parte delle tue note recuperate e le prove portate contro di te, state trasportate fino a Clurico, dove una esosissima donazione ha consentito la costruzione di un nuovo laboratorio per consentirti di lavorare in una località lontana da occhi indiscreti. Spero che l'entità dei miei investimenti nella tua opera sia apprezzata, così come confido nel fatto che il tuo sole unico finanziatore possa presto godere i benefici del tuo investimento. Octien. Arrivano? Allora. Va bene. Magari andiamo un po' più veloce, che dici? Comunque questi rumori sono inquietanti, eh. Abbiamo donato pace anche a questa povera anima, tutti esperimenti falliti. I never should have let them keep their swords. Cioè, oh, ma non puoi sbagliare da qua, ma è illegale, oh. Guanti splendenti di Mikhail, che non mi servono a un cavolo, però so figa per li trovati. È figa per li trovati, cioè. C'è una trappola da disinnescare. Vogliamo vedere che succede se la piamo in cu. Ah, vabbè, questo. Sta grande pericolosità di trappola, oh. Allora. Stiamo andando bene? Sì. Allora. Ah, queste le odio. Il bello è che io ho detto vai indietro, mi raccomando. Te pare. Oh, come ti permetti? Oh. Ok, andiamo avanti. Là ci arriviamo, sì. When you get up here, try not to look directly into the well. It can be a little upsetting. Damn it! Hurry! Before the whole well starts to collapse. Ragni? Ok,
Etienne, vecchio filibustiere, non so come tu abbia trovato questo nuovo assistente, ma è assolutamente un dono dal cielo. Ricordo di aver appreso dubbi quando avevi detto che un singolo aiutante avrebbe potuto sostituire un intero staff con esperienza da laboratorio, ma devo ammettere che si è dimostrato più che capace sotto ogni aspetto. Mansioni sperimentali, recupero di risorse e persino allontanamento dei fai abbastanza curiosi da spingersi fino alle torri. In ogni circostanza ha raccolto la sfida con tempra d'acciaio. Ho cercato di chiedergli dove avesse ottenuto un simile addestramento, ma da testa parlare del suo passato, anzi persino le domande più casuali sono accolte con un certo grado di minaccia. So che hai speso una fortuna per assumerlo da qualunque siano le tue fonti, ma sei assolutamente sicuro che di lui ci si possa fidare? Tuttavia, non è che abbia altra scelta, non credo che potrei portare avanti il lavoro senza l'aiuto di questo meraviglioso assistente, tanto che mi sono preso la libertà di armonizzare al nucleo del pozzo, così nel caso dovesse accadergli il peggio, c'è una piccola probabilità che possa riportarlo in vita per continuare a lavorare. Persino se tornasse come semplice Laz, sarebbe di sicuro il doppio più abile di uno normale. Parlando di me? Andiamo. Se sta parlando di me avevamo un carattere di merda praticamente, però ci sta. Quindi sul nostro passato di fatto non sappiamo nulla di più rispetto a prima. Ok. Ecco Ventrinio. God damn it. Ever since the Baylor was defeated, the chaos mat you show up, and now wait. What? It's you. You're alive. But I saw you die. I'm Ventrinio. Of course, you were my assistant here at the Well of Souls. You were going to have... But of course, that was before you died. You can't be serious. This is my life's work. Don't you remember what we went through to build this? Why, you even got yourself killed in Alabaster for this. Addirittura. We had more than enough prismia, but you wanted to track down the power source behind it all, even if it meant sneaking right under Gadflo's nose. I spent days trying to recover your body, but I never expected to find you alive, or for you to return. Speaking of which, how did you return, anyway? Of course you did. You went there to steal prismia to power the well. You wanted to go. You went off, geared for war, sneaking into Bail itself. I had a better chance of bringing you back from the dead than I had of changing your mind. But I wasn't able to do a... What? That's impossible. You were attuned at this well. Pah! Hughes is a joke. He doesn't have the stomach for this work. But the well is coming down around us. Quick! And don't... Oh, damn it all! The Laz are here! Hold them off while I try to stop the flow of energy to the well. Va bene. Facciamo il lavoro sporco per te. Scusa, ma hai detto che devo pensarci io? Perché mi stai dando una mano? Focus on the Laz. Ho capito, ma tu lascia stare. Concentrati sul pozzo, che cazzo vuoi da me? Oh cavolo. Perché non me li segna questi sulla mappa? Oh, e basta. Però non me le dà sulla mappa, vedete? Sulla minimappa, non ce li ho. Oh, cazzo. Ma si risvegliano di continuo? Oh. Oh, quante di queste. Hai ricaricato? There, perfectly safe. Oh. I think. Abbiamo fatta. I'm busy. Sarei anche occupato, ma abbiamo recuperato anche la roba in fretta e furia. Allora, qua c'era un figlio di Laz, non c'era un'altra cosa da prendere, no. Ok. Non ce n'erano altre. Io devo assolutamente mangiare un altro di questi spettacolari.
still alive. Once again, I triumph over death itself. I won't be talked to like that by an assistant. Why, I ought to. I mean, I ought to watch what I say and offer any assistance required by the large, heavily armed people who outnumber. Speaking of not killing me, I want you to have this talisman. It's something I salvaged from my well, and it might just help you in Alabama. No, no, of course. You're looking for a way past the center. See, it's all because of Callis Dren, the defender of Pride. In his house, no one can stand before him. None can even approach. Unless you, one person might be able to, but not a whole army. Probably not even two people now that the... But first, I'm going to have to dig it out of the rubble of the tower. And if you value your new life, do not approach Dren. Mazza, quante cose ci deve dire, wow. Lente spirituale. My name is Ventrinio Desalini. Desalini. I am Professor Emeritus Abscondus of Postmortem Studies at the Odessa University. Addirittura. That was all before I began work on the Well of Souls. Such an important undertaking doesn't leave much time for other pursuits, you know. The Well of Souls is a noble project. Yes, sacrifices have been made. Laws have been broken. People have died. And they will continue to die. Don't you see? That's exactly what I'm trying to prevent. How many have died in this war? Thousands. The bodies are shoulder deep in the battlefields, but for trying to cure it, they call me a monster? Just in questo modo. Octane, the man lacked vision. Can you believe all he wanted was his own personal immortality machine? Such a narrow-minded goal for a temper. Still, he wasn't squeamish about what had to be done in order to develop the well. I suppose he paid well, too. Consider that any reason to pursue the sciences. Partial successes at best. They remember how to fight, but that's about all they look for. Named them after an old nursery rhyme. Damn things are always moaning all the time. I thought it might shut them up to give them a name. You don't remember it? Well, why dredge up the past? After all, you're fine now. E certo, no? È comodo così. You're not the type to hold a grudge. No. Right? No, no. Figurati, appena ti giri t'ammazzo. Okay, okay. We're in Alabastra getting Prismere. I never thought it'd be dangerous. At least not very. Oh, don't give me that look. Accidents happen. I didn't know anything about you before you worked for me. Octian hired you and told me you were a resourceful assistant. That you never talked about yourself, but you were terrifying, okay? You wouldn't have threatened me like this. You would have just stabbed me to death and here. You left this in your room before you died. Take it. Just please don't kill me. Anello Sabbia. Vabbè. We were in Alabastra and I never don't give me that look. Ma già l'hai detta sta cosa. Niente, è morto. Fine. We were collecting Prismere in Alabastra. We needed it to power the weapon. Me l'ha già detto? I really did. But you decided to sneak. I spent days trying to get your corpse back, but to no avail. Much as I hate to admit it, I should thank you. See, a horrible, messy, ugly place. Too dark to keep bodies preserved and too hot to keep them from stinking. Oh, to be back in a kitchen. He wasn't fit to hold my crucible, much less carry on my work. He could barely even stand to cut her. Can't imagine the reason you came back in his well instead of mine. Probably some freak attunement transfer. Gadflow's got an empire built on Prismere. Think of all the power he's sitting on. And he's wasting it on swords and bows. Giusto. Vaglielo a dire, magari si cambia. Simple bone soldiers, easy enough for any decent mage to build and animate. They're not real. Dren, defender of pride. One of twin defenders, quite powerful in their homes. But did you know? And it seems the defender of Valor quite disappeared when her house fell. Imagine how useful she would have been if she were here today. We needed tremendous quantities of Prismere to fuel the well. But it's almost unheard of outside of Alabastra. After an unfortunate incident with the Templars, Octian decided to move my... We both felt that an island in another land behind the front lines of a war might just be far enough from prying eyes. Arrogant fools, all of them. At least we could sneak past them when they were overconfident.
Now that the army's at their gate, they'll be watching for us. You mean your deadly little shadow? I know the type. All smiles now, but it's... I know the type. Lucky you peeked early, then crawled into a bottle. I'm impressed you dragged him away from that bottle, but I wouldn't expect him to do any heavy. Just go to the Field of Huber and wait for me. I'll get going. And remember, don't go near Dren until I get there. Okay. I'm sure we can trust Ventrinio, but I'll keep an eye on him. The House of Pride is a gateway to Alabastra. I'll stay here and keep an eye on Ventrinio. You got into Alabastra once. Ok, dobbiamo ripassare per le ombre praticamente, facciamolo e buonanotte. Per le ombre. Ah, vediamo che ci ha dato a proposito. Allora, accessori, ci ha dato un anello con... che è schifo. E armatura, no, forse un'arma mi ha dato. No. E che cazzo mi hai dato? Allora, mettiamo la roba nelle cianfrusaglie, così quando dobbiamo andare a vendere un attimo. Possiamo trovare a fare pipì pipì pipì. Peccato questo non lo possiamo vendere. Confronta. Talismano di pla... Ah, lente spirituale. Qui era uno scudo, vabbè. Accessori. Consumabili. Oggetti. Posso mettere la pepita d'oro nei consumabili? Nelle cianfrusa? Sì, oh, no, ma... Orecchino alfa? Sì, pure. Meno male, ossa pure. Pietricor. A parte no, le ossa mi servono. Secondo me ora sto ricordando. Vabbè, vecchie lettere sì. Cos'è che volevo togliere? Non mi ricordo. Le ossa. Sì, poi vi spiegherò. No. Ripristina. Poi vi spiegherò in seguito a che servono le ossa. Ok, si entra nelle ombre. Bene, 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 bene. Vado un attimo a vedere se è pronta la pasta, signori. Un attimino. Eccomi qua, mi sono mancato. Allora, andiamo qua giù. Viaggio veloce. Bello viaggio veloce. Got to be a way through here. Beautiful city, isn't it? You can see why they don't like letting most mortals in. Even the best of us make it look like a mess by comparison. Old Sidon's a snake. But he's still on our side. Why, I remember when he helped rescue my fiance from Rassanon, back in my younger days. Of course, she called off the wedding and just mooned over Sidon after all that. He has that effect.
The House of Pride practically drips with curses and enchantments. But the most powerful one is Dren himself. I won't lie. Aelin's been a big help. She saved me once or twice at Melson's Shield when she could have just let me die. Still can't shake the feeling that she's hiding something. But whatever it is, it's probably not too sinister. Probably. I had wondered what happened to the Winter Fae when Gadflo took control. They've got as much to fight for as our kind, and nothing left to lose. Any luck finding Ventrinio and his big secret? Devo averli sconfitti qui, che cazzo vuol dire? Aelin and Ventrinio together. I wouldn't. Speaking of trouble, this can't end here. Sometimes one soldier can do what an entire army cannot. You haven't tried going in there, have you? This took a little longer to find than I had hoped. But it should be exactly what you need. Yes, but some of them were fey. Now, to Dith, the Defender of Valor. You see, when trying to draw life energy from with this, you will be immune to Dren's power. It's not as powerful as it used to be, and it's specific to Dren. But it'll let you face him and live. No, I'm a scientist. I make monsters. This essence only works for one. Trouble is, he'll be immune to your power as well. With the essence of valor, you can withstand Dren's attacks. Now, go show that defender what a little magic can do. No, ora vorrei togliere la... Non lo posso ammazzare? Ah, dove devo andare? Ah, qui. A parte altro, tipo uno scudo diverso, inventario, armatura... No, che mi ha dato? Un'arma? Un'arma. Che cacchio mi ha dato? Vabbè. Ah, da quello là. Scommetto. Oh, ma dov'è? Ma non c'era un forziere? Oh. Ma non c'è un fo... No, aspetta un attimo. Momenti dei bug. Ah. Pila di pietre. Allora, pila di pietre. Ah, pensa a quando sta. E poi ci sta anche una pietra del sapere che prenderei prima di affrontare sto strombolo. Niente. Old words. The same bold words that I made an oath to protect my house and my homeland. Va bene. No power short of death can. They are both of our enemies, but that hardly frees me of my oath. They did. I can tell you bear my sister's blessing. Regardless of our agreements, I am honorable. Ah. Il suo senso dell'onore. Vabbè, intanto vediamo la pietra e vediamo che ci dice. And he was not alone. Like the weave unraveling. The Tuatha now tainted the purity of Mathon's court. These new immortals, the Tuatha Deon, were no longer the solemn fae of the East. Enough. We could fight each other until the mountains wear away, but that will aid. My sister and I were chosen to protect our kind. So long as our houses stood, we never imagined that our houses could crumble beneath our feet. Mortals led. He may taint pride with his Prismir and his obscene god. Before I knew the truth of Tuatha, I could never have known what my people would become. Fae never change, and pride's honor never yields. I cannot yield, but if your true intent is to stop Gadflo, then perhaps if you would promise to spare the House of Pride, then we could put aside our powers and have an honest battle. Win, and your army may pass. I thank you. Destroy the Tuatha in my house, and now release my sister's essence, and I shall relent my own powers. Let... Ok. Non abbiamo parlato di non usare il giudizio, ho detto tanto di levare l'essenza, va bene. Ho fatto ciò che mi hai chiesto.
Vedi, sono stato una persona di parola. Cento. Vedi? Oh, più di parola così. Dai, Eggert, un po' di moto ti fa bene. Un, due, un, due. You did it! Yes, I owe Ventrinio a drink. A promise is a promise. And the Witch Knights, I'll send a few soldiers along to help. Meanwhile, I'll get the other troops ready to move into Alabastra once. Get that gate open. Bene. Allora. Prima liberiamo la casa, credo. La casa dell'orgoglio. Ma tanti che cosa ancora? Ah, vabbè, questi. Cioè da vicino non li becca, poi da lontano fa questi attacchi meravigliosi. Sto PG è proprio buggato. Ok. Via. Ma voi che state facendo, per curiosità mia? Ah, un forziere maledetto. Mal di che cosa? Stato, effetti. No, cazzo, quello che più odio di tutti quanti mi ha dato. Che stanno facendo i miei suddetti alleati? Dormono? Ma sì, stanno là, soldato alleato. C'ho sonno. Dobbiamo pure aguzzare la vista adesso, che poco poco... mammo... Madonna! No, un attimo, allora, il Bolgan qua lo voglio ammazzare così. Che questo è un osso duro allucinante. Ok. Vabbè, che ci siamo. Sì? Sì, ha ragione lei, guardi. Peccato che Agart non sia un guaritore. No, un altro forziere. Tanto. Pure? C'ho un dono del calore. Abbiamo due stati negativi? Porca pupazza, meno 25% danni fisici. Inventario? Aspetta un po'. Mamma mia. Allora, una pozione. Ora mi ci vuole la maledizione del meno 25% armatura, così... Ah. Eccolo. Meno male che ho fatto il giro. Sia mai che me la perdevo, sta robaccia. Halt! Parley, if you would be so kind as to have a word with us. Chi sei tu? Non sei tu, Ada? Eh no. No. We are merely a representative of the few untainted pride remaining. We are most honored by your intention to free our house, thus our meeting here. We are in seclusion, so as best to observe this situation without... I assure you, we will be more than happy to assist you in Alabastra.
Loath as we are to get our hands dirty in this, simply carry forth and destroy Witch Knight Myrna. And her dreadful Prismir Chantry, of course. The Tuatha bred in our lands before we realized what change they truly represented. Certainly we all share a distaste for mortals. But few how Gadflo came to command such respect is beyond even our wisest. But he said he found the voice of Tyrnach. She led him to power. Myself? Why, this one is merely the lowest ranked of our to us falls the honor of acting as liaison to your mortal. We've been gifted with so much. It's only proper, conversely. Poor children of dust have so little, but are given barely a month. Prince Sidon is a fae of noble tradition. He would never raise a vengeance. They all feel that the world, as the fae, we eagerly anticipate your success. Ma un guaritore no, quando ne serve uno. Allora. Niente, queste patatine sono tipo droga, cioè, ma... Come ho fatto a vivere prima senza, cioè... Allora, qualche forziere? Noi siamo arrivati da là. Invece di qua che ci sta? Ah, no. Siamo... No, aspetta un attimo. Da qua non ci siamo arrivati. Cos'è sto posto? Dovrebbe esserci qualche forziere, qualche... Sì, infatti c'è un forziere. Bottino o baule. Allora. Cazzo, quanto sono buone ste patatine. Orgasmiche proprio. Ok, come l'altra volta dobbiamo distruggere ste rotture di scatole qua. Ottimo. Ma questo è Gadflo. Colpo di archi fulmanti. E voi tu. Ottimo. Gadflo, ciao. Well done, child of dust. I should thank you for exposing the disloyal amongst my kin. But then, I have so much to thank. Their betrayal was inevitable. The goddess of mercy awakens. And with every step so, welcome to our... Beh. Parla con il Fante. Parliamo con il Fante. Poi però andiamo a curarci, me ne frega niente. Prima di affrontare Gadflo e qualsiasi cosa. Che così non sappiamo dove andare. Fermo. House of pride in our ineffable wisdom. Renat, then call it a mutual agreement. As agreed, we surrender. Our mages have already been assisting your army in their march into Alabastra. Absolutely. Allow us to welcome you to Alabastra. We trust your visit will be... Allora. Sali di livello. Cosa miglioriamo? Persuasione e commercio. Commercio. Allora, poi... Perfetto. Ora posso uscire da qua
scoprire l'alabastra e poi prima andarmi a curare, perché insomma. Alabastra, albalastra, algamastra. Allora, adesso qua scopriamo questo luogo. No. The House of Pride opened its gates and welcomed us as honorary champions. Now is the difficult part. We could hold Chloricon, even push a little into Alabastra. But once the House of Pride gives their word, our real problem is that we can't march the army through Alabastra. Not in form where armies have been fated to fail. The army will secure a base at the mouth to Alabastra, meet at the House of Vengeance on Gadflo's doorstep. From there, we strike more than you think. But I promise I'll see you in Alabastra. Bene, va bene, va bene. Allora, bottino cadavere, poverino. Così, deprediamolo senza minimo rispetto. Là c'è una missione, ditemi che è un luogo da scoprire, così magari posso viaggiare veloce. Sì, meno male. Allora, Angelica Lucida, ci sta un guaritore e un mercante. Meno male. Meno male, meno male. Ok, andiamo da Angelica, dall'Angelica Lucida. Facciamo un po' di ASMR. Io i video ASMR, vi giuro, non li capisco. Non li capisco per due motivazioni molto semplici. La prima quelli che ho sentito dicono che i video ASMR rilassano. A me fanno venire una fame. Ma una fame. Mentre questi mangiano cibi che hanno una consistenza diversa, io immagino di mangiarli io, mi sale l'acquolina. E poi. Yes, are you in need of aid? Goodbye. Goodbye. E poi. Aspettate un attimo. Poi non capisco il senso in sé del video ASMR. Cioè, se è una cosa che devi ascoltare, perché dovrebbero farci un video sopra? È proprio un boh, vabbè. Comunque, io vi salustro, perché penso che dopo Ventrigno, aver sconfitto, aver liberato la casa dell'orgoglio, ci siamo spinti e abbiamo anche scoperto Alabastra, ci siamo curati e io penso che sia il caso di fermarci qua. Dalla prossima volta mi troverete direttamente ad Alabastra, a quell'accampamento che abbiamo visto prima, senza aver preso le missioni, e da lì continueremo. Grazie di tutto, condividete il video, lasciate un mi piace e iscrivetevi a sto canale! O fate scrivere qualcosa. E buon pranzo, buon qualsiasi cosa voi stiate facendo.